ricordo questo episodio, mi è sempre rimasto impresso, infatti lo racconto sempre, ma mi è entrato dentro in una maniera sconvolgente. C'era una signora, una ragazza della provincia di Catanzaro, in Calabria, amica di lungo corso di Natuzza. Il papà di questa ragazza era un bestemmiatore, un donnaiuolo e uno strozzapreti, un mangiapreti. Non ne voleva sentire storie, non ci metteva piede in chiesa. Muore senza i sacramenti e a malapena con la messa. La figlia, ovviamente, sapeva che Natuzza sapeva dove andavano le anime del purgatorio. Non ci vuole andare più, si vergogna e non vuole sentirsi dire da Natuzza che suo papà. Natuzza non diceva mai di un'anima in inferno, no? Diceva sempre. Subito rispondeva se era il purgatorio o il paradiso. Se non era nel purgatorio e il paradiso, l'inferno diceva un mio niente. Non diceva mai, vedete lo Spirito Santo, perché non si può dire ufficialmente quello è l'inferno. La Chiesa non lo permette, capito? Interessante. E allora Natuzza diceva un mio niente. E non vedo niente, per i familiari era già il segno che quell'anima si era perduta. Allora questa ragazza non voleva andare da Natuzza. E Natuzza la fa cercare. E lei tutta tremante va piangendo, sì Natuzza lo so, non te lo chiedo perché io non ci dormo la notte, mio papà si è perduto l'anima. Fatti figlia, tuo padre è con signori, no Natuzza, il tuo padre è con signori, no Natuzza, è tutto scritto, no ma Natuzza ti sbagli. E Natuzza gli dice, tuo padre si chiamava così? Così gli rivela dei dettagli perché aveva l'anima defunta di suo papà accanto a Natuzza che gli parlava. Natuzza vedeva i defunti e ci fu un periodo anche che parlavano attraverso di lei per anni. Una storia incredibile quella di Natuzza. E allora Natuzza dice, vedi tuo padre si è salvato perché quando c'è stata la seconda guerra mondiale ed era giovane e già che aveva i primi figli e i soldati tedeschi erano ritirati, i soldati tedeschi erano i nemici, giusto? E qui dice un parla, lui prendeva la pagnotta, quella lì sviene perché sapeva che era tutto vero. Papà ci picchiava la pagnotta, attacchiava a metà e diceva che questa metà è fino a oggi e stavo già a metà ce la mandare a questi figli di Dio, uno che in chiesa non ci metteva piede e forse non credeva neanche in Dio, per quella pagnotta che regalava ai soldati tedeschi, si è salvato l'anima.